Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di come skippare con la canna da casting. Me l'avete chiesto veramente in tanti dopo qualche video che ho messo sia qua su YouTube dove faccio vedere l'azione di pesca e sia su Instagram dove ho fatto vedere qualche video un pochino più spettacolare. In tanti mi avete detto: Quinta, adesso è il momento di farci vedere come skippare a casting, e oggi insieme ci proviamo! Bene, iniziamo a parlare subito dei dettagli. Lo skipping è una tecnica molto bella, però non è facilissima da fare, in particolare con la canna da casting. Ci vuole tecnica e una buona attrezzatura. Iniziamo proprio da questa. L'attrezzatura e le esche sono le cose veramente fondamentali per questa tecnica. Poi arriva ovviamente anche l'esperienza, arriva la tanta pratica, ma partire con una buona attrezzatura nello skipping con la canna da casting è veramente fondamentale. Bene, iniziamo con la prima cosa che a mio parere è decisiva: le esche. Ricordatevi che non si può, o comunque è estremamente difficile e complicato, skippare con tutte le esche. Ci sono esche fatte apposta per questa tecnica perché ci danno la possibilità di essere molto più efficaci e molto più efficienti. Quali sono queste esche perfette per la pesca skipping? Sono tutte quelle esche che hanno un'ampia area, tutte quelle esche che hanno un'ampia superficie per poter saltellare al meglio sull'acqua. Quindi cominciamo con tipo queste swim bait di gomma con una vasta area. Guardate quanta area c'è per far saltellare la nostra esca sullo specchio d'acqua, quindi swim bait in gomma che hanno delle dimensioni importanti. Un jig con un bel trailer dietro che faccia anch'esso un buon volume, quindi il jig con un bel trailer largo permette di avere tanta superficie per skippare al di sotto del cover. Il classico e intramontabile shed, cioè il classico pesce di gomma, anche lui ha tantissima gomma e tantissima superficie per essere skippato al meglio. Tutte quelle tipologie di gomma e di creature che sono piatte, larghe e piatte, quindi riescono perfettamente a saltellare sul fondo. Mi raccomando, le esche sono molto importanti. Se noi iniziamo già a skippare con le esche giuste, tutto sarà molto più semplice. Se cominciamo a usare esche invece come jerkbait, come crankbait, come spinnerbait, tutte queste esche che non sono fatte assolutamente per skippare perché sono piene di ancorette, piene di metallo e quindi si piantano inesorabilmente sull'acqua, ecco che noi possiamo avere la tecnica perfetta, ma non riusciremo mai a skipparle al meglio. Quindi, prima di tutto, molta attenzione alle esche. Fattore decisivo numero 2, il mulinello. A mio parere il mulinello è importantissimo. Ecco, qua noi facciamo veramente fatica a skippare con un mulinello di bassa qualità. La bassa qualità porta degli ingranaggi non troppo precisi, dei materiali poco efficaci, dei materiali che non sono all'altezza della situazione. Per lo skipping abbiamo bisogno di mulinelli di alta qualità. Veramente fondamentale avere un mulinello che abbia una buona espulsione e soprattutto magari qualche regolazione in più, quindi oltre al freno meccanico e anche al freno centrifugo magnetico, magari un digital control sicuramente vi può aiutare ad essere un pochino più performanti. Si può skippare anche con mulinelli di bassa qualità? Sì,
Però non è questo il concetto. Il concetto è che se stiamo approcciandoci a questa pesca dobbiamo partire già direttamente e pronti con qualcosa di superiore, qualcosa che ci dia la possibilità anche di sbagliare qualche volta, altrimenti con molinelli di bassa qualità non possiamo sbagliare nulla e dobbiamo essere perfetti. E se stiamo iniziando con questa tecnica non è esattamente la via giusta. Quindi non lesinate sui molinelli, alta qualità sempre. Fattore importantissimo numero 3, il filo. Il filo nello skipping a casting è molto importante. Iniziate con il nylon, magari di dimensioni generose, un 16, un 20 libbre, quindi over 0,35. Veramente molto importante provare con il nylon subito, perché così spendete pochi soldi e anche se sbagliate le prime volte, e succederà sicuramente, farete una parrucca, però non butterete via un filo molto costoso come il fluorocarbon. Anche la treccia può andar bene. Però attenzione che poi la treccia, facendo in generale poche parrucche, quando poi passerete al nylon e al fluorocarbon sarà più difficile poi andarla a gestire. Io partirei con il nylon per poi finire al fluorocarbon. La treccia la eviterei. Ovviamente se avete già un molinello montato a treccia provate così, non spendete altri soldi. Però se volete provare a iniziare già col piede giusto, un buon nylon dal 16-20 libre vi può aiutare veramente per iniziare lo skipping a casting. Fattore numero 4. La canna e l'azione della canna. Per pescare a skipping la canna è tutto, è quella che ci dà la forza e l'azione per lanciare al di sotto del cover. Quindi qua si va su un'azione fast, quindi rapida, ci vuole rapidità, perché quando noi carichiamo la canna dobbiamo sbracciare troppo, poi lo vedremo in pratica, non dobbiamo sbracciare troppo ma dobbiamo fare un movimento abbastanza lento, quindi la canna deve essere rapida. Per quanto riguarda le lunghezze, qua se ne possono dire tantissimi. Io ho visto grandissimi pescatori a skipping skippare con canne molto corte, 5-6 piedi. Io non ci riesco, faccio fatica. Per la mia azione di pesca e la mia tecnica ho bisogno di canne lunghe, quindi dalle 6-8 in su. Intorno ai 7 piedi per me è il top, anche 7-3, e riesco a skippare alla perfezione tantissime esche. Quindi io vi consiglio di partire con delle canne medio-lunghe, quindi dai 6-8 in su. Però se avete la mano anche su canne corte provate. L'importante è che abbiamo un'azione fast, quindi rapida, e come potenza starà intorno alla medium heavy. Però lì dovete vedere poi effettivamente che esche voi poi andrete a lanciare. In linea generale si usano delle esche abbastanza pesanti all'inizio, comunque che facciano, che si riescano a sentire bene in canna. Lo skipping con esche molto leggere io lo terrei poi verso la fine, quando siete un pochino più pratici. Quindi jig da mezz'oncia magari, oppure come ho fatto vedere prima delle gomme molto grandi che fanno un bel volume in acqua e quindi vi permettono di aiutare l'espulsione dell'esca e di farla saltellare al meglio. Bene amici, ora veniamo a qualche dettaglio. Ora veniamo a quel dettaglio che ci permette di fare veramente la differenza, che è come regolare il mulinello da casting per skippare al meglio. Allora, qui intanto dobbiamo partire con i concetti base del lancio del mulinello da casting, di cui abbiamo già parlato anche in un altro video. Dobbiamo andare a regolare il freno al meglio, quindi dobbiamo cercare di far uscire la discesa, quindi dobbiamo cercare di far scendere la nostra esca non troppo velocemente. Ecco, in questo caso è un po' troppo rapida la mia discesa, come vedete è molto rapida, passa davanti alla telecamera in maniera molto rapida. Devo andare a lavorare sul freno meccanico, che è il freno, la rotellina che abbiamo qua di fianco, quindi devo andare a stringere un po' di modo che la mia esca scenda più lentamente e soprattutto che la bobina non abbia gioco. Noi dobbiamo sentire che la nostra bobina non scorra troppo, non si sposti troppo a destra e a sinistra. Il freno meccanico è fatto apposta. Se noi stringiamo di più, vedrete che il gioco della bobina sarà molto più basso, sarà molto più breve. Se invece allarghiamo, vediamo che il gioco sarà molto più ampio. Ecco, per le prime volte con il casting io vi consiglio di stringere bene il freno meccanico di modo che la bobina non scorra né a destra né a sinistra. E questo è il primo inizio. Per quanto riguarda invece le regolazioni dei freni laterali, quindi o centrifugo o magnetico che sia, dovete scegliere ovviamente una mezza via per iniziare. Quindi se avete una ghiera che va da 1 a 10, posizionatevi circa sul 5 più o meno, o al 6 le prime volte. Quando invece andiamo a avere i pesetti, come in questo caso che ho magari 5 o 6 pesetti, faccio la metà. Quindi se ne ho 6, faccio 4 e 2, ne tengo 4 chiusi e 2 aperti e inizio così. Poi, quando avete preso pratica
quando avete preso motivazione e riuscirete a farlo continuamente, allora piano piano potrete cominciare ad aprire i vostri freni ed essere sempre più libero per fare delle skippate anche molto più lunghe. È inutile che vi dica quanto sia importante il nostro pollice sopra alla bobina. Sopra la bobina il pollice è fondamentale. Ogni volta che noi facciamo un lancio, il nostro pollice deve sfiorare leggermente la nostra e la nostra bobina. Ed è veramente molto importante fare questa cosa con lo skipping, perché quando noi facciamo saltellare letteralmente la nostra esca di sotto delle cover, dobbiamo sempre tenere bene il contatto con la bobina, così riusciamo a sentire quando sta arrivando la parrucca e freniamo piano piano. A dire sembra facilissimo, io che lo sto raccontando così sembra molto facile, ma effettivamente le prime volte è decisamente complicato. La prima cosa che viene in mente è quella di lanciare, poi staccare il dito dalla bobina e rimetterci quando l'esca sta toccando l'acqua. Qui invece noi dobbiamo far letteralmente strisciare il nostro pollice sulla bobina in uscita. Questo ovviamente vale per tutta la tecnica della pesca casting, ma ancora di più per lo skipping, mi raccomando. Bene amici, ora veniamo ai primi lanci, a come affrontare lo skipping la prima volta. Io vi consiglio le prime volte di fare il classico lancio a pitching. Ci sono tantissime tipologie di skipping, ci sono almeno 5-6 lanci che si possono fare a skipping, che è quello da sotto, che è quello laterale. C'è il rolling, quindi quello da sotto in questo modo, ce ne sono veramente tanti. Il primo che io vi consiglio di fare, che poi sono i due o tre che a mio parere vanno meglio perché siete già abituati a farli, il primo sicuramente è quello del pitching, cioè io vado a pitchare al di sotto della cover, solo che invece che fare un classico lancio normale, cioè con l'esca fuori dall'acqua, comunque staccata un po' dall'acqua, io vado a fare lo skipping con la tecnica del pitching, quindi vado a fare una pitchata dove però vado a far skippare la mia esca. Come vedete io faccio un pitching, però l'esca skippa al di sotto della cover, quindi veramente molto importante, perché voi siete già abituati a fare questo movimento e quindi vi verrà tutto già da subito molto più semplice. Ora veniamo al secondo lancio. Il secondo lancio si chiama roll cast, è quello di fare letteralmente roteare la nostra esca, la facciamo girare con un cerchio, quindi con la canna caricherà l'esca per fare un cerchio e per essere indirizzato nella cover o vicino alla cover che a noi serve. Quindi prima di tutto, se col pitching siete già abituati a fare questo movimento, chi non conosce ancora il roll cast è bene che si approcci rapidamente, perché con lo skipping è veramente molto importante con la canna da casting. Quindi vado a tenere 30-40 cm di distanza, non di più, vado a far roteare la mia esca, letteralmente la carico e poi la lancio nel punto in cui voglio. Questo è il roll cast, quindi cerco di andare a lanciare la mia esca nel punto che voglio facendo roteare letteralmente la mia esca, quindi faccio un cerchio e poi vado a lanciare, quindi cerchio e lancio, e vado a fare il mio lancio più o meno preciso con l'esca staccata dall'acqua, senza skippare, quindi con l'esca staccata dall'acqua. Se voglio andare a skippare, cosa faccio? Semplicemente parto più basso con la canna, faccio lo stesso identico movimento e vado a lanciare la mia esca al di sotto delle cover. Avete visto? Quindi ho fatto il mio movimento skippato, quindi facendo saltellare la mia esca al di sotto dello specchio d'acqua, e vado a fare la mia skippata esattamente nel posto in cui ho bisogno. Quindi roll cast con la canna più bassa, con un movimento rapido ma non un movimento troppo esagerato. La cosa che io vedo, il più grande errore che vedo, è quello di tanti ragazzi che cercano di skippare facendo delle sbracciate mostruose, muovendosi con le spalle, facendo un grandissimo casino. Assolutamente male. Così è il modo per fare un lancio bene, 10 male, e fare un sacco di parrucche. Noi qua dobbiamo fare un lancio molto fluido,
molto ma molto fluido, aiutati ovviamente da questa cosa che è un jig, ad esempio, che ha questa padella grande dietro che mi aiuta a saltellare bene sull'acqua. Faccio questo movimento rotatorio con l'esca più bassa sull'acqua e vado a skippare al di sotto della cover. Quindi vado a fare il mio roll cast facendo letteralmente saltellare la mia esca sull'acqua e lasciando praticamente la mia esca cadere esattamente nel punto in cui voglio. Qua è molto importante ovviamente tenere il pollice appoggiato, come dicevo prima, che sfrega bene contro la mia bobina per permettere il giusto ingresso in acqua. Uno dei fattori importanti è quello che si pensa che si può skippare sempre. Così così. Nel senso che prima, nelle prime skippate che ho fatto, non c'era brezza, non c'era vento. Questa zona qua del lago era completamente piatta. Quando il lago è completamente piatto, skippare è perfetto, l'esca non trova nessun appiglio, continua a saltellare sull'acqua fino a che ha forza per arrivarci. Quando invece comincia a incresparsi, come in questo momento che inizia a incresparsi sulla superficie dell'acqua, diventa più complicato. L'esca può fare qualche saltello e poi piantarsi, quindi in condizioni di vento e di onde skippare è totalmente sbagliato e anche molto controproducente. Mentre invece quando c'è molto piatto e qualche ondina leggermente, si può provare a skippare come in questo caso. Si riesce a skippare bene, ma ogni tanto l'onda tende a bloccare un po' troppo la nostra esca. Quindi eccola qua la skippata che faccio. Come vedete però mi fermo un po' prima e faccio una piccola spira sul mulinello. Quindi le prime volte assolutamente skippate in condizioni di zero vento. A volte molto importante e decisivo cambiare anche lato, cioè prima stavo skippando da scendevo in questo modo, quindi avevo la sponda alla mia destra. In questo caso ho provato a cambiare e a fare la sponda a sinistra per vedere se è più comodo o meno comodo. Quindi proviamo a fare i due lanci classici, che è quello da sotto, che è il classico pitching, quindi quello che sapete già fare in teoria e quindi vi aiuta un po' di più, la picciata al di sotto della cover, e poi il roll cast. Quindi faccio girare la mia esca e la indirizzo letteralmente al di sotto di quel cespuglio. Come vedete è una cosa che riesco a fare anche con una mano, quindi con un po' di pratica e con un po' di, come dire, voglia e impegno riusciamo a fare questo lancio che arriverà a essere molto fluido e alla fine poi non ve ne accorgerete neanche. Quindi provate! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we. OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we. OG boy. Know that they ride or die. Yeah. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we. OG boy. Know that they ride or die. These brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ack, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ack. No longer about.